Questi sono i tuoi primi Wifridays e anche la prima volta a San Patrignano, tornerai a trovarci? Non lo so che succede nel futuro, però mi piace molto il posto, molto. Cioè, ci starei anche volentieri se non stessi già bene ora in montagna, è un posto dove mi trovo... Cos'è che ti ha colpito arrivando? La sincerità delle persone, cioè il fatto che quando dicono qualcosa dicono quello che pensano e non qualcos'altro. Cioè non si spreca molto tempo a dire altre cose. Quello è bello perché è raro abbastanza, cioè qui invece c'è una grande concentrazione di questo, non so se mi è successo a me o succede a voi anche tutti i giorni, però io ho visto questo da quando sono entrato, guarda. Qual è il messaggio che ti senti di lasciare? Si sente un po' la responsabilità quando si parla a degli adolescenti, a gente che si sta formando. Qual è secondo te la cosa più importante che dovrebbero sempre tenere a mente in questa età di cambiamenti? Ma sinceramente volevo più che altro ascoltare loro. Oggi mi è piaciuto stare qui a pranzo e ascoltare le storie delle altre persone. Io potevo solo raccontare un po' della mia e cosa lasciare... Ognuno per sé e Dio per tutti. Ti aspettavi che ci fosse questa partecipazione, che rispondessero così, che facessero delle domande? Ma vedo che qui le persone pensano, cioè c'è molto in gioco, per cui sono disposte a dare anche di più, perché quando uno deve risolvere un problema si deve mettere in gioco più profondamente, e questo è quello che sento dappertutto qui. Davvero credo che ci sia molto potenziale qui, moltissimo, cioè, mi colpisce, ecco. Cioè, dal punto di vista artistico, se uno fosse un artista vorrebbe stare in questo tipo di ambiente perché vai alla ricerca delle verità, ma anche più in là dell'artista, proprio dal punto di vista dei percorsi di noi come esseri umani. Questo è il posto, uno dei posti giusti, buon posto dove incominciare a fare le cose, davvero. Poi forse anche quello che accomuna delle persone qui, non lo so, davvero sono nuovo qui, ma è aver attraversato qualcosa di veramente duro, no? Che è essenzialmente necessario per alcuni tipi di consapevolezza e anche di compassione, no? Anche per veramente sentire il dolore di un'altra persona devi avere sentito te stesso. E allora mi sa che c'è una grande concentrazione di quelle qualità qui, per cui spero che proprio da qui e da posti come questo potrebbero venire appunto delle idee fresche, nuove, che non stanno venendo dal centro della società al momento, per nulla. Per cui ecco, davvero è come un monastero, è un posto dove si genera idee, come un deserto, come un posto di ritiro dove uno genera qualcosa di potenzialmente molto più grande delle piccole cose che uno genera tutti i giorni, che alla fine sono piccole. Sì, sì. Grazie mille. Grazie a voi.